Pompei, 24 ottobre del 79 d.C., un giorno infernale. Il vulcano chiamato Vesuvio, che adesso infesta le terre di Napoli, eruttò per la sua prima volta. E allora rase al suolo Pompei, Ercolano, Sama e Oplontis. Qui adesso le possiamo ancora rivedere. Perciò Riccardo, insieme al suo cameraman, decise di fare questo video. E qui è il Vesuvio che vi parla. Sicuramente non volete che io erutto di nuovo. Quindi iscrivetevi al canale di Riccardo, immediatamente. Questo era un piccolo, come riportato da Antonio, questo era un... Qui passavano tutti i carri, infatti sono su misura delle ruote a raggi dei romani, e infatti si vedono ancora le tracce, perché alcuni secondo me hanno sfrecciato perché avevano molta paura di quella montagna che adesso sappiamo che è Vesuvio. E adesso, dopo passati dai carri che erano verso la necropoli, che anche noi l'abbiamo vista, da sbocco su queste anfore. Voi direste, sono delle normalissime anfore. Non è vero, perché questo qua è come se fosse un odierno ristorante di oggi. Il piatto principale che mangiavano i romani era una polenta semilivida. Poi c'erano diversi altri piatti che erano messi su queste bacinelle per tenerli caldi, perché infatti qua c'era un coperchio, loro lo mettevano e si tenevano caldi, perché l'aria, l'anidride carbonica non saliva e scendeva perché era a contatto con il tappo. Fate finta che hanno un tappo qua. Qui c'era un tappo, l'ho alzato, e qua c'erano tutti i piatti della ovviamente tutto questo imparato dal libro di Alberto Angela, Il peggio di Pompei. Da quando compratelo, non sto facendo sponsor, però vabbè. Qui siamo un po', c'è tanta gente qui, se vediamo qui, quando arrivarono i Borboni a Napoli, sì, oltre a reggere il capitale, ovviamente Napoli, Napoleone dei Borboni, non Bonaparte, ragazzi, perché non si è esteso verso il sud Italia, ha intagliato dei mosaici perché lui pensava che fossero molto belli per la sua casata e che gli sembravano opportuni, come se tenessero dei colori che rappresentavano i Borboni. Se li intagliò con i suoi migliori archeologi della Italia, la forma, se la prendono, e adesso lo possiamo ancora vedere perché lui si è rispostato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli al Manno, quindi lo possiamo ancora rivedere. Non è come la Gioconda che no, se l'ha presa e l'ha portata a Londra. No, fatemi una falsa impressione, non è così. Siamo giunti verso la via vicino al foro e qui vi porgete vicino a questa abitazione. Voi vedete questo cameraman da Milano? Voi vedete questo? Vedete queste specie di binari che... a quanto pare servono perché a Roma, soprattutto a Ercolano, Pompei e Oplontis, cose del genere, c'erano queste porte che già esistevano, le porte scorrevoli. Come in Giappone, tu scorri questa porta, questo probabilmente era un negozio, portando, lui chiudeva questa porta, la chiudeva a chiave e se ne andava verso la sua insula o la sua domus. Proseguiremo con il viaggio al foro. Ragazzi, spero che il video di Pompei vi sia piaciuto e spero che
vi ho motivati per venire a Pompei qui a, in Campania. Ovviamente non ho approfondito tutto da solo, ma ho approfondito grazie anche al grandissimo libro di Alberto Angela, direttore di Pompei, e anche il suo documentario su Rai 1, visibile adesso ancora su Rai Play. Quindi vi consiglio di vederlo se dovete venire a Pompei. E adesso, bella a tutti, ragazzi!